voglio fare i complimenti a Giorgio per la bellissima intervista che hai fatto prima alla, grazie, alla Rosaria, alla giornalista del mattino. È stata un'intervista bella, coraggiosa, e tra l'altro con moltissime immagini commentate da lei. Insomma, hai fatto una bellissima pagina di giornalista. Grazie tesoro. Oh, beh, addirittura tre. Che insomma queste donne formose piacciono, sono insomma simbolo di seduzione anche di attrazione da parte degli uomini. Sai che Botero, che è stato un grande, ha fatto gran parte diciamo della sua opera dedicata proprio a questa figura femminile. Riusciremo a dire addio diciamo così alle donne troppo magre e invece ad apprezzare le donne così che indossano sopra la taglia 48? Ma ne parliamo appunto, l'avete già vista, è molto conosciuto al grande pubblico, con Anna Longhi. Buongiorno signora, attrice romana tanto amata appunto dal pubblico televisivo, e dall'indimenticabile Alberto Sordi. L'altro Alberto Sordi, la prestissima mattina, e con Sara Farnese che è una nutrizionista. Buongiorno. E sono molto felice di avere il mio ex capo, dottore delle pagine e spettacoli di Libero. Ma è quella che ti bastona sempre. Ma mi taglia sempre. Mi piace, mi piace. Quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. In collegamento agli studi Rai di Milano c'è Alessandra Venzani. Alessandra, buongiorno. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Sei diventata più buona adesso che scrivo, non scrivo più su Libero? Sì, da quando se ne sono andato mi sono dato. Ma come ne sono andato? Ma ecco, nel senso che sono due mesi che non riesco, facendo una mattina con gli autori qua, tutto il giorno, e lo dedichiamo. Infatti così, sì, non allora, mica bene. Cara Giorgia, gli uomini non preferiscono le bionde. No. Almeno preferiscono le bionde ma sposano le more, no, così ma dicono. È un pretesto per presentarvi tre donne. Taglie grandi, le facciamo entrare? Dai, facciamole entrare. Facciamole entrare, eccole qui, le presentiamo. Dove sono? Eccola qua, Anna. No, dove sono? Dove sono le ragazze? Eccole qua. Eccole qua. Allora, Anna Scogliamiglio. Poi abbiamo Maria Valentino, giusto? Buongiorno. E Cinzia Pereira. Buongiorno. Eccole qua. Ciao, Cinzia è insieme al fidanzato. E lui chi è? È il fidanzato di Cinzia. Di Cinzia chi? Lei. Voi due siete fidanzati? Esatto. Ma da quanto tempo? 2 mesi. E dove vi siete conosciuti? Via internet. Via chat, via cosa? Sì, non social network o chat? Chat. E praticamente che vi siete detti nel vostro scambio di effusioni via internet? Beh, è stato tutto tramite messaggio. Ah. È stata una cosa un po' particolare. Ma particolare che significa? Bella? Sì. E dopo quanto tempo vi siete visti? 20 giorni. Dopo 20 giorni? Subito proprio. Lei ha corteggiato la signora Cinzia come? Ma io l'ho corteggiato intanto sentendo appunto tutte le sue richieste di quello che lei desiderava da una persona. Ma delle richieste diciamo di tipo affettivo, esattamente, sentimentale. Sentimentale. Ecco, permettetemi, ma quando vi siete visti poi la prima volta? C'è stato uno shock ormonale, cioè nel senso, cioè vi siete detti... Luigi, no, ma cosa gli chiedi? Ma no, si può dire, c'è stata un'attrazione. Ma di privacy, è una domanda legittima, da due persone si innamorano, non ho usato termini ineleganti, ho detto c'è stata un'attrazione immediata tra di voi, come c'è tra tutte le persone che poi si conoscono e anche attraverso internet, o invece il legame è stato più verso la parte intellettuale. Ma diciamo che inizialmente è stato una cosa legata anche telefonicamente più che altro, perché comunque ripeto, entrambi si cercava una cosa effettiva, sentimentale. Ma quando vi siete visti? Cioè, ma no, per quanto mi riguarda personalmente, assolutamente no. Lei è stato contento di incontrare? Assolutamente. E lei sì, assolutamente. E vi siete innamorati? Sì, assolutamente. Per lui, scioccato. Vedi, noi tra l'altro poi adesso cercheremo di parlare un po' con loro, ma naturalmente con i nostri ospiti, cercando di capire appunto questo fenomeno. Anna, io vorrei cominciare con te. Tu ad esempio, un bel piatto di pasta e fagioli, cioè mai rinunciato per la linea? No, io non rinuncio a niente. Io ho del piatto di mietta, ho di bucatini matriciata, io mangio sempre la pasta al giorno. Tu stai bene così? Ma io sto bene, mi sento tanto felice, sto bella, solare. Almeno quando mio marito ha letto mi abbraccia, senta, sì, ciao, che cosa dica sempre lotta. C'è la carne. Io dico sempre che dobbiamo fare una TV carnale, che è un modo figurativo per dire che va fatta una TV seduttiva, una TV
insomma, di patto con il pubblico. In realtà lei il suo patto con suo marito l'ha ben fatto da anni, perché quando vi abbracciate, insomma, c'è sostanza. Allora, Sandra, da Milano, com'è cambiata secondo te la bellezza femminile dal modello, diciamo, delle modelle, già per dire, degli anni 60, dove le donne erano magrissime e filiformi fino ad oggi? Ma guarda, secondo me non c'è stato un modello unico, un pensiero unico della magrezza, secondo me. Secondo me hanno convissuto vari tipi, appunto negli anni 60 c'era Twiggy, ma c'era anche il trionfo di Sophia Loren, che era un'icona, con delle forme non, diciamo, magrissime. Anche negli anni 80 c'è stato il trionfo di Kate Moss, ma anche contemporaneamente una bellezza come, non so, Cindy Crawford, che era generosa, ovviamente non sovrappeso, però insomma bella, generosa e florida. Adesso la modella, una delle più quotate, è Barra Faeli, israeliana, che è, non dico giunonica, però è formosa, insomma. Ma diciamo, c'è qualcosa da toccare, quindi secondo me non c'è un modello unico, ma ci sono sempre stati più modelli contemporaneamente. Sara, tu ti occupi dell'alimentazione delle concorrenti per Miss Italia. Che responsabilità. Capisci? Ma nel tempo, come è cambiato un po' rispetto appunto all'alimentazione, al fisico, le ragazze? Sono d'accordo che siano cambiati i canoni estetici, ma aprire una parentesi, il canone estetico non è la bellezza, è qualcos'altro. Almeno per me la bellezza è, prendi in prestito questa espressione, è sentimento. La bellezza è qualcosa che ci muove, no? Un'emozione, quindi la bellezza è il fascino, la personalità. E devo dire che il concorso di Miss Italia valorizza questi aspetti. Esatto, è attenta a ricercare la bellezza. Voglio infatti salutare da questo studio la signora Vigliani, perché fa un grandissimo sforzo affinché la bellezza venga vissuta come lei ci sta dicendo, cioè in vari aspetti. Tant'è che lei ne è una testimonianza, perché lei fa la nutrizionista, ma ha uno charme incantevole, vorrei farle un po'. Anna, guarda come ci sta provando pure con lei adesso. Ma questo lo con tutti. Hai capito? Signora, ma sono libero. Ah, certo, te vedo pure quando sta a mangiare come mangi, quando fate la cosa dopo, ecco, me ne vedo. Deve sapere una cosa, che io amo... Perché a me basta fare un massaggio? Perché io a lei vorrei fare un'altra cosa, tra poco le faccio un regalo. Sì. Però lei deve sapere che la cosa più bella, mi sono abbassato per onore, diciamo, dell'ospite, che la cosa più bella nella vita è abbondare, perché tutti lavorano sulla sottrazione, che è importante, ma se uno abbonda ha la sensazione di toccare la dita e quindi lui abbonda anche col cibo, l'ho visto però. Una domanda per lei, la signora Luzzi, che è una star della televisione, mamma una donna mia, di spettacolo, ha fatto una scelta straordinaria, perché oltre, diciamo, alla bellezza estetica, c'è una bellezza dovuta dall'intelligenza, dallo charme, alla capacità di copertura, eccetera. Secondo lei questo mix è esportabile, cioè in qualche modo potrebbe essere un modello per le ragazze che ci guardano da casa? Madonna! Anna, te la faccio io la domanda. Senti, una deve essere bella dentro e bella fuori? Certo, deve essere bella dentro, fuori, ma va bene. Fa un uomo? Però, vabbè, o deve... Se è abbastanza intelligente, lo deve capire. Comunque non esiste, diciamolo, un modello di donna. È una grandissima sciocchezza coloro i quali attraverso i mezzi di comunicazione e la pubblicità ci impongono un modello di donna. Esistono le donne, che sono un universo straordinario, e ognuna è unica. Ma Anna, ad esempio Alberto, no? Alberto Sordi, no? Non l'hai sottolineata questa cosa? Sì, no, mi piace. No, parlami di Alberto. Alberto Sordi, ad esempio, qual era il suo tipo ideale di donna? Cioè, per lui, la donna com'era? Gli piaceva che era bella, tortella. Bella... A forza mi chiamava, e come so? E come sei? E sei buzzicona, grazie al complimento. Senti, Menzani, il tuo mestiere di giornalista e di cronista, quando intervisti chiaramente personaggio del mondo della cultura, dello spettacolo, della politica, quando ti rechi alle conferenze stampa, il fatto di essere anche una bella donna è un valore aggiunto oppure no? Beh, grazie. Ma secondo me è neutrale, nel senso sì, magari un aspetto gradevole, sempre più piacevole, però alla fine secondo me, cioè, o sei Monica Bellucci oppure una ragazza che insomma in questo lavoro è abbastanza neutrale.
Senti Sara, volevo chiederti una cosa. Noi adesso prima abbiamo presentato queste ragazze che hanno partecipato a un concorso, poi ci parliamo, appunto hanno vinto questo concorso di Miss Cicciona 2010. Pesare, diciamo così, in modo abbondante, magari anche più di 100 kg, comunque per la salute fa sempre bene, va bene, l'importante è, come dicono, sentirsi bene con se stessi o comunque ci possono essere, certo, dei problemi? Riallacciamoci al discorso della bellezza che avevamo iniziato. La bellezza, per essere tale, esiste in un corpo in salute. Allora, un eccesso di peso non è sinonimo assolutamente di salute, come al contrario, certo, un eccesso di magrezza. Quindi ci sono, diciamo, dei limiti oltre i quali un corpo non può pesare. In realtà non è solo il peso, oggi si usano dei rapporti tra il peso e l'altezza, che è l'indice di massa corporea, ma nemmeno anche quello sarebbe riduttivo, perché ognuno ha la sua costituzione, ognuno ha le sue forme, dovrebbe occupare un suo spazio. Quindi è ovvio però che pesare troppo, avere troppa massa grassa è pericoloso. Oggi sappiamo che l'obesità è un fattore di rischio per tante malattie. Però mi permetta, non so se condivide, diciamo, questa riflessione, che le pongo sotto forma di domanda. È evidente che però, diciamo, questo controllo, cioè questo governare la propria fisicità, non deve essere legato all'esibizionismo. Cosa voglio dire? Che molte donne magari lo fanno, e lo fanno anche a volte, cioè quello di dimagrire per esempio, perché devono andare in spiaggia, perché vogliono fare la televisione, perché vogliono fare sono le modelle, perché sono affezionate. Cioè io penso che la cultura del corpo debba essere qualcosa che va a prescindere dal fatto che tu il tuo corpo lo debba esibire, ma se tu stai bene in un corpo, diciamo, un po' più abbondante di quanto possa essere quello, diciamo, di una cosiddetta modella, evidentemente tu hai un rapporto con la tua personalità sereno, e questa è la cosa più importante nella vita, o no? Sono d'accordo, ma infatti parlavamo prima di canoni estetici. Il canone estetico di riferimento per la modella è quello delle passerelle, perché deve fare quel lavoro. Certo. Ma in realtà stare bene con se stessi non significa aderire a un canone estetico. Poi tra l'altro, non so, voglio chiedere ad Alessandra. Alessandra, tra l'altro si dice che, insomma, agli uomini piace in realtà una donna un po' più formosa, cioè nei sogni maschili ci sia una donna un pochino più abbondante nelle forme, non così magra, o sbaglio? Infatti credo che i grossi problemi se le facciano le donne, siamo che guardano, esatto, che guardano magari il filo di cellulite in più, il labbro non perfettamente, cioè non, insomma, gonfio, cose così. Invece l'uomo alla fine io credo che guarda due cose, il lato B e il lato A, e basta, perché quelle due cose, poi la caviglia un po' più non meno sottile, il capello, alla fine sono dettagli che sono la donna che si fissa su certe cose, però alla fine sono due cose fondamentali. Anna, secondo te l'uomo guarda il lato B e il lato A? Cioè il sedere e il seno, diciamo, guarda tutto l'uomo. Giorgia! L'uomo guarda tutto, guarda. Guarda tutto, vero? Certo, no, seguite la, guarda tutto. Tuo marito cosa viste? Di cosa si è innamorato di te? Beh, adesso non ha visto niente perché c'è più niente. C'è più niente, c'è rimasto niente. Ma allora, quando è rimasto solo da piangere. Quando t'ha conosciuto? Ah beh, pesavo 50 kg, eh. È magra, quindi. Ero magrissima e lui mi diceva che io assomigliavo tanto a Gina Lollobrigida, perché avevo i capelli corti, ero magra, andavano con le belle gonne, ha detto che ero bellissima, ma era bello pure lui. Era, è bello, è ancora, bello. Ora, ma con lui conosciuto avevo 17 anni. Sì. Per Luigi ti ho visto bello accomodato. Sì, no, perché volevo pensare di fare una cosa, cioè noi stiamo semplificando la questione, cara Giorgia, questa mattina lo stiamo facendo anche però buon gusto, ci stiamo anche divertendo, però evidentemente le persone che vengono poi descritte come persone, diciamo, in sovrappeso, in realtà hanno un nome e un cognome, fanno un mestiere, hanno dei sentimenti, cioè vorrei parlare d'altro. Allora, lei come si chiama? Angelo Scognamiglio. E Angelo, lei nella vita cosa fa? Nulla. Come nulla? Sto nel ristorante del mio compagno. E che cosa significa la parola nulla? Perché lei lavora. No, effettivamente non lavoro. Gli do una mano, sì. Al suo compagno. E da quanti faccio commissioni, da una mano. Da quanti anni dà una mano al suo compagno? Un paio d'annetti. Ma il fatto di non avere una situazione professionale, diciamo, sua personale, ha inciso nella sua vita oppure no? Ma, No, perché ho sempre lavorato finora, questo è un anno. Che cosa faceva prima? E ho fatto la barista, ho fatto la segretaria, ho fatto tutto. E tutto, e lei invece? Io anch'io ho fatto vari lavori e adesso fortunatamente ho trovato un ottimo lavoro e quindi dall'anno scorso. E cosa fa? Lavoro alla Federazione delle Banche. Alla Federazione delle Banche, lei come si chiama? Maria Valentino, Maria Beatrice. Quando le hanno proposto di venire ospite una mattina,
su questo argomento. Lei si è sentita utilizzata dalla televisione per in qualche modo affrontare, diciamo, anche se con simpatia, questo argomento, o in realtà invece lei partecipa perché gli piace esibire anche se stessa? Io mi piace. È fanatica? Molto, molto. Io mi piaccio da sola e quindi già il fatto che mi piaccio io stessa, automaticamente penso di poter piacere anche agli altri. Le piacerebbe fare la televisione? Perché no? Ma si vede, Sì, in effetti. Mentre lei invece la vita cosa fa? Ma io sono cameriere presso un hotel o ristorante molto famoso e... Possiamo citarlo? Infatti. E come si chiama? Io Roberto. Roberto. E lei ha sempre fatto questo nella vita? No, assolutamente. Ho fatto tanti altri tipi di lavori, quindi nel commercio, come consulente, e su alcuni altri tipi di prodotti. E lei invece? Io casalinga. A casalinga di chi se non ha un compagno? Cioè ce l'ha detto due mesi? Sì, diciamo che vengo fuori da una convivenza. Ah, ecco! Perché no, si capisce. A lei viene fuori dalla convivenza di quanto tempo? 10 anni e mezzo. 10 anni e mezzo, quindi insomma è stata una storia importante per lei. Sì. Il fatto di aver incontrato un ragazzo come lui e aver in qualche modo avuto di nuovo la possibilità di innamorarsi, immagino che le abbia dato molta forza. Sì, molta. Quando vi guardate negli occhi, oltre in qualche modo a sottolineare il vostro amore, che cosa pensate l'uno dell'altro? Io penso che sono innamorato perso. Totalmente. Ma io adoro questa cosa. Sì, sì, invece lei... Io la stessa cosa. Questo ritratto di un'Italia che si innamora, che lavora e che al tempo stesso in qualche modo valorizza il proprio corpo. Che Italia è, Menzani? È un'Italia genuina e vera, insomma. Non ci sono solo gli amori VIP, gli amori di copertina, ma ci sono gli amori più solidi, più veri dell'Italia lontana dai riflettori, delle belene di Corona, che non se ne può veramente più, per dire, personalmente. Bene, grazie, perché tu dopo non ne parliamo, Alessandro! Però non ti preoccupare, cioè, giusto, ne parliamo, no, ne parliamo anche per dire questo, però, che forse non se ne può ma più. Ma posso fare una cosa, Giorgio, te lo propongo. Alessandra, se hai tempo e se è possibile, se la RAI di Milano ce lo consente, perché stanno lavorando per noi, puoi rimanere in collegamento anche sul prossimo spazio, perché parliamo di miti, insomma, punti di riferimento giovanili. Se ti va. Se ti va, rimani con noi. Senti, Anna, abbiamo parlato un po' di questi amori. Tu da quant'è che sei sposata? Io ho fatto, adesso a Natale, a gennaio faccio 52 anni di matrimonio, e ho fatto le nozze d'oro. Bellissimo, quindi continui ad essere innamorato di tuo marito. Sempre io voglio bene. Perché bene. Senta, signora, che cosa ne pensa lei delle donne italiane? Delle giovani, soprattutto delle ragazze. Eccola. Ne parliamo, guarda, non a parlare perché me va proprio da parlare. No, Anna, dillo. Sì, anche se non ti piace. No, credo che la tua generazione sia stata molto differente da quella di oggi, Ah, no, era meglio. Perché? No, eravamo più semplici. Eravamo più semplici. Poi te siamo le dedotine sotto. A capo che stavo, perché te sento. io lo devo dire. Io mi immaginavo che lei mi dicesse delle cose tremende, invece ha la voce. Vedi, ti sento meglio, amore. Senta, allora, torniamo all'argomento che mi interessa molto. Ecco. Lei sostiene, ha risposto così a Giorgia, che è meglio non parlarne. Però se lei dovesse in qualche modo descrivere, ci sono bellissime, però non ci sono belle, ma non c'hanno su, non c'hanno niente. Che però non è vero, guardi, io le faccio tre esempi. Però è stata lei che è la nutrizionista. Beh, va bene, ma lei è quella che bella. Alessandra Mezzani è una giornalista bella, intelligente. La Lucia è un capolavoro. Forse io ti dico le tante altre. Credo che non mi piacciono proprio per niente. No. Tante, se li fanno la bocca, se li fanno quello, fanno quell'altro, ma fatto come ero fatta io, la invito alla sobrietà. Allora, io saluto le ragazze e il ragazzo, grazie veramente per essere stati i nostri ospiti. Ma per il vostro amore, soprattutto. Accompagniamo con un applauso l'uscita di scena dei nostri ospiti, grazie, tanto amore. Grazie, Sara, lasciamo proprio in base a quello che ha detto Anna, lei l'ha detto in modo verace perché lei giustamente è così. Comunque un appello proprio alle ragazze che forse guardano un po' troppo a queste cose, diciamo, solamente estetiche, no? E riferiscono ai canoni estetici, invece non pensano appunto di accettare di essere quello che...